Ciao a tutti amici di Pomata alla Banana. Ciao. Bentornati con The Evil Within. Inizio del capitolo 9. Il capitolo 8 è stato cortissimo. Sì, meno male. A dispetto del 7 che mortacci ci ha fatto tribolarne un poco. Un video. Già quando ci stanno i corpi è brutto, sì. Chi sono questi? Che stanno a fare? Questo è uno spaventapasti, il campo del girasoli. Ci sono delle torce in mano. Risate dei bambini. Ecco. Ci hanno bruciato, ma che è? Ci ha dato fuoco. Detective Castellanos. Detective Castellanos. Quelli erano i ricordi di qualcun altro. Tu stai bruciato, Castellanos. Tu ti sta a partire la capoccia pure te, Sebastian. Allora, vediamo un po'. Mi fa soltanto andare. Si lamentava nel sonno. Ha avuto un incubo? Uno sì. Solo? Io all'infermiera... Una botta gli ha dato pure io. Ammogliata, Sebastian. No. Sì. Non di là, no. Non di là, no. Quest'altra? Ah, siamo noi il problema. Ah, eccola qua. Ma chi è? La prego, non disturbi gli altri ospiti. Non stiamo disturbando. Hai una schioppettata quella. Non c'è mai rotto il cazzo. No, prima di dargli una schioppettata, allora. Che cazzo tu manna qua? I miei ricordi sono sempre fumosi. A volte è facile che i ricordi vengano manipolati dagli altri. Che schifo. Per questo vanno custoditi. Ok. Tacci tua. Aspettavi? No. Io sapevo che succedeva la cosa così. Fatto pian colpo. Dove stiamo qua? Ah! Il campo di girasoli, attenzione. Attenzione. Qua ce l'hanno fuoco. Allora. Ah, dove stiamo? Stiamo qua ancora. Che succede? Hai visto un fantasma? Ma vaffanculo. No, ho visto una stronza. Incendio alla tenuta. Bambini vittime dell'incendio. Vedi, la figlia è grave. Dove erano i genitori? I bambini giocavano nel granaio della tenuta del Victoriano. Andata in fiamme. La maggiore 17 anni è in coma. Le cause dell'incendio restano da stabilire. Okay. Perfetto, ok, quindi abbiamo. No, dobbiamo andare allo specchio, sicuramente. Sicuramente sì. Ma è cambiato qua, sembra. È diverso, è vero. Sì, ecco. Gnotta. Benissimo. Sempre più impicciato sto gioco, sì, sì. Mo stavo in girasoli, vedi? Mm-hmm. Bianco e nero. No, non di là. Posso andare solo di là. Che cazzo è qua? Eccolo. Oddio, questo quanto ha rotto il cazzo. Lo scopriremo chi sarà prima o poi. Ok. Ok. Ci siamo. E ci siamo. Benissimo. Ce l'ha detto un nostro amico. Ce l'ha detto un nostro. Un nostro fan. Un nostro fan. Ci ha detto: se piede a cazzotti le casse. Ci trovate la roba dentro. La roba dentro. Giustamente, perché le casse non è che ci stanno così a cazzo. Spazio nel gioco. Ho già visto quella casa. Grazie, Emanuele. Grazie. Benedetta. Non ci sono mai stato prima, ma. Quale casa? Questa, no? No, dico quando ci siamo stati. Vabbè, ok. Entriamo, ce va. Vediamo che succede. Ehi! Hey. Fermo! Oh, Leslie, il dottore con Leslie. Il dottore con Leslie. Ecco, sì, a dietro. Intenzioni molto crudeli. Benvenuti al nono capitolo. Ok, guarda che cazzo di porta. Guarda che cazzo di porta, guarda proprio questa porta che faremo noi, eh. C'è la nota. Una nota della polizia italiana, il giornale del Crimson Post.
Bambina e la sua babysitter muoiono in un tragico incendio a Christmas City, 11 febbraio 2012. Vabbè, questo ve lo leggete voi, noi gli diamo una leggera lettera così. Stagliano, sta la figa, vedi. 5 anni, la sua babysitter, non sono riuscita a sfuggire al fumo. Le fiamme. Ah, ok, quindi la figlia è qua morta. Qua stiamo dentro la capoccia nostra, vedrai che non è così. Vedi? Ce l'ho anche io questa impressione, ragazzi. Ok, perfetto. Mocciolo. Dove? Sulla sinistra. Ah, ecco là, sì. Sul tavolo non c'era niente. Mi sembra niente di interessante. Giusto sta bottiglia. C'è stava una credenza là qua a sinistra. Qua davanti. Si apre? No. No. Ok. Sta porta. Stai calmo. Qui c'è qualcosa. Nota della sala da pranzo della casa. Ho finalmente trovato la via. Il portale verso il nuovo mondo. Era tutto lì, proprio davanti al mio naso, e non mi capacito di come ho fatto a metterci così tanto tempo. Il processo per entrare in una mente umana, annientarla e ridurla al mio potere è così ovvio. Ma questo è quello è che ha fatto ovvio. Tutti gli esperimenti. Okay, sì. Ah, mo vedi. Mo piano prima piano caccia piano. Aperta. Oh, lì c'è qualcuno. Là c'è qualcuno che è. Però aspetta, ma. Vabbè, ormai ci stiamo. Volevo tornare un attimo indietro. A fa che? Un attimo solo a vedere. Perché di là pure c'era. Ecco, c'è un'altra porta che sicuramente non si apre. No, pure questa si apre. Vabbè, dobbiamo fare una cosa per volta. Oh, qui c'è un po' di mocio. Che ci fa sempre comodo. Volendo si può salire anche su. 2000 porte, 2000 cazzi. Vabbè, io vado qua in mezzo. What is this? Manopola da cassaforte inferiore. Apri la porta sotto. Presenta i numeri a 0 e 9. Guarda, guardate per aprire sta porta quanto ci metteremo. Tutto il capitolo ci vorrà per aprire sta porta. Qui ci fa mostrare. Ci mostra un quadro strappato. Qui c'è un altro po' di mucciolo. Tanto ci stanno ste porte che si aprono all'improvviso, a me mi fanno via i colpi. Gente che ride. Girasoli, un quadro di girasoli e una cassaforte. Questi sono tutti indizi, ragazzi. Allora, vai qua, vediamo che cazzo ci sta qua. Questa è chiusa. Meno male. Ah, meno male, una porta chiusa. A volte trovare una porta chiusa. Questa è aperta. Siamo una specie, questa è una specie di libreria, c'è pure qualcuno, mi sa. Dove cazzo sei? Non ti vedo. Tu lo vedi? No. Più il mucciolo. Vorrei vedere dove sta questo stronzo. Lo sento camminare. C'è un dardo là, che? Dove? No, è una bottiglia. Una bottiglia sono mezzo. Vabbè. È da bomba, eh. L'ho vista. R1, R1. Catroia, ci devo andare dietro. Te li abbassate, te li abbassate, R1. Se ti abbassi non so. No, la vorrei disarmare però. Avvicinate, tieni il remoto X. Mamma mia. Vai. Pigliala. Ok. Se ci si potevamo parlare. Che cazzo, rieccolo. No, questo ovunque vai. Proviamo a scappare questa volta, vediamo se ci riusciamo. Se Sebastian non muore di infarto prima. Dacci su qua, prova giù qua. Vai alla porta. Quale porta? Questa. Prova è chiusa. E vedi se ti fa mente il coso. No. No. Lasciami perdere. Per vedere più che altro se finisce questa cosa. Sì, finisce, ok, quindi dobbiamo scappare. Quando succede così. No, non è qua. Dove cazzo sto andando? Mi sono sbagliato, scusate. Era qua. Era qua. Diamo un'altra occhiata. Qui c'è una scala, saliamo su. Allora. Bello, mi sta a piacere però, eh. Sì, sì, sta che diventa. Sta diventa bello come piace a me. Che era là? Dove sta qua la luce blu? Una luce blu. Ah, un'altra manopola, perfetto. Ok.
Siamo praticamente morti. Allora, manovra da cassaforte. 24. Perfetto. Sta diventa impicciato, porca miseria. Sta diventa bello impicciato. Questa era chiusa. Questa era chiusa. Ma dove manna quelle... Sì. Quella allora, siccome lato. Prima l'abbiamo vista, quella di sinistra, adesso darei un'occhiata a quella di destra. Qui c'è altro mucciolo. Ah, quello di prima non ce l'aveva... Non ce l'aveva calcolato. Perché siamo morti. Perché siamo morti. Proviamo mo. Ora a sinistra c'era da fare qualcosa, poi qua ci siamo già venuti. Dritto per dritto c'è una cosa da prendere. Ci sono delle munizioni. No, dei fiammiferi. Buoni, buoni. Buoni? Quella che c'è? Niente. Ma chi è che batte? Ah, eccolo chi è. E c'ha. Ammazza che sciocchino. Ma chi so? Non bruciare, non bruciare. Vabbè. Era morto. Sì, c'hai ragione pure che ho fatto una cazzata. Da cecchino. Andiamo col pompa, gli andiamo de pompa. Cazzo, c'è uno qua dietro. Lo devo ammazzare, lo devo ammazzare. Fermo il battere. Aspetta, damogli fuoco. Ascito, c'era qualcos'altro da prendere pure. R1, chi è? Per mettere sotto il letto, cioè. Ah. A destra, a destra. Tronzia ci ha fatto sprecare. C'è un'altra porta. Qua c'è sto corridoietto. Vediamo un po' che c'è. R2. Abbassali, abbassali. Porca troia. Abbassali sempre quando vedi a bomba. Lo so, c'è ragione. Vaffanculo. Che stronzi ci hanno messo una bomba, ci avevano messo. Guarda, munizioni. Allora, fino adesso abbiamo trovato due manopole, però non sappiamo di preciso quante ce ne servono. Qui ci stanno altre munizioni. Caso bomba a mano. Ma rieccolo. Pazzo, è pazzo, via, va. Eh no, cazzo. Ma io sta manna in bocca, altre porte. Quale porte? No, dico, ci stanno altre porte. La fallo venire qua. Fallo venire. Da, mamma mia. Mamma mia, davanti, mo, ci ho trovato. Giustamente un gioco così ci mancava un po' di questo che ti insegue. Già mori poche volte. Ok. Allora, la luce ce l'avevo accesa, sì. Bomba. Vista. Proviamo a disinnescarla. Mamma mia. Che bucio de culo. Sul filo proprio. Ok, io direi che dovremmo fare pure qualche tardo. Adesso se lo fai vedere lo bruci però, eh. Così, solo se siamo levati d'Arcamo. Allora, qua che c'è? Munizioni. Munizioni buone. La pistola. La pistola. E ce la carichiamo pure. Un'altra bomba. E c'è un'altra bomba. Boh, non ci si fa mi tardi. Buona pure l'accetta, apriamola. Ma tanto accetta. Via la pila. Ah, tu dici evitiamo di sprecare il colpo, c'hai ragione pure te. Molto inquietante qui ragazzi, vedi il bibitone. Mamma mia, mille da luce. Vai. Che è qua? A sinistra. Cosa abbiamo qui? L'andardo. Siamo pieni. Che è qua? Vai. Vabbè, qui c'è una chiave? Che? No. È un cervello. Che schifo! Nuovo visuale. Fermo! Soggetto numero 5, test 92. Tieni premuto R2 per inserire sonda. Area del dolore. Inefficace. Possibili risultati. LS. Dove la metto mo sta sonda io? Qua. Lasciami andare! Sezione F7, vediamo un po'. Successo solo parziale sul soggetto. Così, a cazzo di cane l'hanno messa sta sonda. Di chi è sta capoccia? Non mi basta cane. Sono appena fatto. Cosa hai appena fatto? Questo è, come l'hai chiamato, il Santa Santoro. Guarda mo che esce, guarda tu. Sono sbalordito. Perché sei tornato?
Non avevi il permesso. Ma chi siete? Andiamo, siamo entrambi scienziati. Gira uomini di scienza si dedicano alla ricerca del sapere. Ma io non posso muovere, vaffanculo. Ci stanno quelli là, a destra. Potrei. E là chi? Vedi, c'è una scenetta. Non ti piacerebbe. Oddio. Li troveresti orrendi. Gli scienziati sono costretti a fare cose che una persona normale troverebbe. Ma non è Leslie, forse? E infatti. Ne ho fatte anch'io tante. Leslie era normale prima, mi sa. Sgradevole. Tu pensi che io sia un mostro? È Leslie, ti preoccupi davvero troppo del tuo. Quindi può caricare poi tardi, magari quello ci fa piano. La tua mente è lei tutto ciò che conta. Vai, cambiali tutti. Aspetta, ho sbagliato. Ma no, non ce lo fa piano, ce lo fa piano. Quello con lui sarà sì, Rufus. Sì, ma dammi accetta. Che ha detto quello con lui? Porca troia. Vabbè, qui abbiamo finito, penso. Qua sì. C'è più un cazzo da fa. E mortacci, tu mi ha fatto accetta, pianco. C'è accetta, va. Mortacci tua. Tieni premuto. Ah, quello che abbiamo visto, perfetto. Vedi, ora dobbiamo accendere con l'altro liquido. Ok ragazzi, allora siamo arrivati a questo punto dove abbiamo attivato una sorta di liquido su una porta. Su metà porta. Probabilmente dobbiamo fare la stessa cosa sull'altra anta. Avvicina, avvicina, così siete meglio. Sì, esatto. Vedete, quel liquido rosso là. Questo liquido rosso qua. Tre liquidi, so. Ah, sono tre, cazzo, è vero, ce n'è anche uno e mezzo, perfetto. Quindi probabilmente, no, probabilmente, sicuramente dobbiamo cercare di attivare anche gli altri due. Abbiamo esplorato un po' la zona, quindi per questo video vi lasciamo così. Questo nono capitolo si preannuncia eccezionale, proprio sì. Bello, bello, bello. Ecco. Tacci tua. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao, 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 ciao. Se no ci ammazza, ciao.